Era Storm, saluto Bacio Patrick di Francesca Muraca e Beatrice Contri. Se volete essere salutati dovete trovare questo pappagallino rosso. E io saluterò 3 persone nel prossimo video. Mi raccomando, però arriviamo a 20.000 like se volete che io riesca a trovare Dolcetta. Come, per quale motivo piango, noob? La mia ragazza se n'è andata, non la trovo più. Ma secondo me dovrebbe essere pure andata da qualche altra parte, Splay. Lo so, ma l'unico metodo che posso magari intuire che dove sia andata magari è solamente quel buco che abbiamo trovato. Beh, se in effetti sì. Beh, è un cavolo di portale. Probabilmente, non lo so, quel tizio che ho visto nei miraggi magari l'ha portata lì. Ah, tu intendi? Tu dici proprio quella parte? Sì, ma in questo momento non ho proprio voglia di andare a vedere, noob. In questo momento ho solamente voglia di andare a casa mia e mettermi a piacere. Ma Splay, aspetta, però. No, noob, vai a casa, poi ne discutiamo. E cavolo. Ehi, papà, papà. Ehi, ragazzi. Papà, ma la mamma? Ancora non l'ho trovata. Come non l'hai trovata? Ma è possibile? C'è quel cavolo di portale, ragazzi. Però dovrei andare a trovarlo. Beh, sai che ti dico, papà? Secondo me se ti sbrighi meglio, Esattamente, papà, non puoi stare qua a piagnucolare. Devi andare. Avete ragione, avete entrambi ragione, adesso vado, va bene? Bravo papà, vai, vai! Oh, sciabolette, ok, devo seguire questa parte. Però devo andare però solamente a vedere, non posso buttarmi senza niente. Ho solamente le chiavi della macchina, quelle chiavi di casa, e il cellulare e il... come cavolo si chiama? E il portafoglio. Qua questa cesta, vabbè, non c'è niente. Oh, sciabolette, vedendolo di nuovo è ancora più pauroso di prima. Guardate, è proprio un cavolo di portale, perché vedete la lava che scende? Proprio scompare quel portale. È come se tipo non avesse fondo, non avesse proprio una via di uscita quel portale. C'è solamente la via d'entrata. Ed è qualcosa di incredibile, io non ho paura. Cosa stai facendo? Nulla, noob, sto facendo nulla. Che ci fai tu qua? Non ero andato a casa, logicamente ero andato a vedere un attimo il portale. Sì, appunto, vabbè. Ma non puoi buttarti in queste condizioni. Devi venire a prendere un paio d'armi, perché io, Stregorlo e Splinter ci siamo messi in affari. Come vi siete messi in affari? Sì, ci siamo messi in affari. Stiamo facendo una ditta di tecnologia avanzata. E grazie a Dolcina, a Splinter, stiamo facendo tutto il necessario. Vediamo se c'è il suono. No, noob, hai visto pure te, è scomparso. Beh, sì, è scomparso, quindi diciamo che non ha proprio fine. Ma l'hai capito che è un cavolo di portale? Beh, sì, no, questo sì, l'avevo intuito. Beh, potevi intuirlo anche dalle lucette, no? Non per altro. Vabbè, comunque, dicevi con Sbrisera? Beh, sì, semplicemente abbiamo unito la mia stupidità, l'intelligenza di Stregorlo con le pozioni, tutta la tecnologia che aveva in mano Sbrisera. Sì, da parte di Sense anche. Vabbè, insomma, per realizzare un'arma e un'armatura capace di sopravvivere in quell'ambiente. Ah, tu intendi l'ambiente quello del portale? Esattamente. Ehi, ciao ragazzi. Ehi, noob, sto andando a far vedere a Splinter tutte le varie armi che abbiamo realizzato. Esattamente, cioè, poi vieni con noi. Ah sì, vengo con voi. Ciao Sbrisera. Ciao Sbriser, spero che ti piacciono, perché veramente le abbiamo estrapolate dal mio corpo. Come le avete estrapolate dal tuo corpo? Sì, perché semplicemente erano internamente saldate, però adesso le abbiamo esternamente rimesse. Ah, ok, va bene, facciamo che ho capito quello che hai detto. Eh sì, stai tranquilla, adesso vedrai. Beh, comunque venite qua sotto, dovrebbe esserci Stregorlo che sta lavorando ancora, però forse l'ha finito. Beh, speriamo. Vieni, vieni da questa parte. Arrivo, ragazzi. Oh, sciabolette, ho paura. Sono qua. Attimo, allora, Stregorlo dovrebbe essere lì. Eccomi, eccolo là. Ehi, ciao, Sbrisera, guarda, apri questa cesta, ho preparato tutto. Oh, sciabolette! Sì, queste sono le armi e le armature necessarie per sopravvivere in quell'ambiente. Semplicemente sì, è l'ultima generazione. Hai visto Splinter e Stregorlo? Io e Splinter abbiamo fatto un casino. Ma ragazzi, non saprei veramente come ringraziarvi. Beh, tu non devi ringraziarti, devi ringraziare la scienza. E niente, adesso vai a salvare Dolcetta, ok? Sì, la vado a salvare, vi ringrazio tutti quanti, va bene? Prego, Splinter, di niente. Dai, vai a salvare Dolcetta. Grazie, Splinter. Vai, vai. Ok, salgo ragazzi, ci vediamo. Ciao, Splinter. Oh, sciaboletto, che perfetto. Adesso sono stracarico e pronto. Grazie a quest'arma e grazie a tutto il resto. Oh, sciaboletto. Aspetta, togliti l'armatura. Per quale motivo devo togliermi l'armatura? Indossala a casa tua. Perché? Perché non sappiamo se possa esplodere dopo 5 secondi dall'utilizzo. Ma non è esplosa, l'ho tenuta più di 5 secondi. Beh, allora facciamo 20. Quindi devo ritornare a casa mia e vedere se esplode a casa mia. Beh, sì.
Ma che cavolo di egoista che vuole che utilizzi casa mia anche quando ero dentro casa sua. Vabbè, comunque in effetti ha ragione, noob. Devo utilizzarla io questa armatura, quindi è giusto che magari se esplodesse l'armatura, oltre ad uccidere me, uccide giusto la mia casa con i miei figli. Oh, sciavolette, no. Aspetta un attimo, adesso che ci ho ripensato. Ehi, papà, sei ritornato! Oh, ciao ragazzi! Ma cos'è quella tuta che hai in mano? Ah, lasciate perdere, non è cosa per bambini piccoli. Dai, papà, voglio vedere! No, state lontani. Papà, dai, voglio vedere! Ho detto di no, ragazzi, quindi state lontani e niente più, va bene? Uff, ok! Ah, sciavolette, ok, andiamoci a provare questa armatura. Ok, dovrebbe... magari qua dovrebbe fare anche poco danno. Comunque, ragazzi, sono andato a vedere i vostri commenti e la maggior parte di voi dicono che questi magari sono gli universi che si sono intrecciati e che poi però si sono divisi. E che questo tunnel sia il portale che unisca i due universi. Quindi praticamente quel portale sia semplicemente un portale interdimensionale che collega due universi paralleli. E credo che sia solamente questo l'unica spiegazione valida. Vabbè, a parte questo, indosso in l'armatura e vediamo un po', saltiamo. Oh, sciabolette, ma sono velocissimo e sono anche super mega, guardate come salto, wow, che figata, assurdo, questa sì che è di ultima invenzione, di ultima generazione questa cavolo di armatura. Non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita. E guardate, vedete tipo quando salto, sembra che tipo abbia, non lo so, delle cavole di molle tipo sotto i piedi, assurdo, è davvero incredibile questa armatura. Perfetto, là è l'arma. Che figata! Wow, anche il binocolo, il binocolo, come cavolo si chiama? Il cecchino, il coso per il mirino, ecco. Wow, guardate, avete visto? Ci sono le particelle del legno che vanno in frantumi, però forse è meglio se non faccio quest'altre. Vabbè, che basta rovinare casa mia. Perfetto, adesso andiamocene via, andiamo direttamente a casa di... in quel cavolo di portale, altro che a casa. Ok, perfetto. Ah, che cosa ci fate voi qua? Oh, papà, niente, stavamo dipingendo le pareti. Esatto, papà. Non è vero, non stavate dipingendo le pareti. Oh, scappo dal cielo, scappo. Ehi, ragazzi, cavolo, mannaggia voi. Va bene, Lucky, che cavolo ci fai qua? Sono venuto, sono arrivato. Ma no, Lucky, che cavolo. Ma ti ho detto di non uscire quando eravamo noi fuori. Beh, ma cosa significa? Io non esco da tanto, non esco da tanto, non esco da tanto. Oh, sciavolette, Lucky, ti vuoi stare fermo? Oh, mannaggia te. Ok, basta, Lucky. Vai nella tua gabbia, va bene? Adesso vedi che ho questa armatura. Vedi che sono velocissimo. Lo vedo. Mi fai paura. Sì, ma tranquillo, sono sempre comunque il tuo vecchio caro Sbreezer padroncino. Quindi adesso esci dalla vasca da bagno, grazie. E vattene via di nuovo dove eri andato prima. Grazie, Lucky. Ah, sciavolette, quanto è difficile stare attenti agli animali domestici, ai figli, tutte queste cose qua, faccende da famiglie. Vabbè, comunque, perfetto, adesso andiamo verso il portale. Oh, sciavolette, speriamo di non avere più problemi, ragazzi. Ok, perfetto, credo che possa andarmene via. Ok, perfetto, no, mi stanno seguendo i miei figli, vero? Ok, no, non mi stanno seguendo, perfetto. Adesso posso andare direttamente verso il portale. Ehi, Sbri, ascoltami. Cosa? Volevo venire con te. Come vuoi venire con me? Sì, voglio venire con te, tanto sono un cyborg. Non puoi stare tranquillo. E anche perché conosco più io te che me. Cosa cavolo hai detto? Non lo so, ma significa che io, pensando che sono te, so come gestirmi la situazione. Ma è il fatto che neanche io so gestirmi la situazione. Appunto per questo sto dicendo che sono in grado di gestire. Ma quanto la sai gestire te? Quindi non sappiamo gestire entrambi la situazione. Esattamente. Ok, non ci sto capendo nulla. Vabbè, comunque, Sbreezer, aspetta, quindi che cosa vuoi fare? Puoi andare come cavia, va bene. Se sopravvivo, ti butto nulla, va bene. Ma cosa significa, Sbreezer? Sbreezer, butto l'urlo. Se sei viva. Oh, ma come fa a buttare un urlo? Come faccio a sentire se è nell'altra dimensione? Oh, sciabolette. Ok. Ok, uno, due. Geronimo! Ma che? Ehi, Sbreezer! Ah! Sbreezer! Ehi, Sbreezer, guarda! Siamo in questa nuova dimensione! Oh, ho visto il tizio! Ho visto Lord Orb! Cosa, Lord Orb? Sì, è un tizio. Cosa? Sbreezer! Ma sei stupida! È logico che c'era il void qua sotto. Pensavi che fossero dei blocchi neri fatti così, dipinti. Cavolo. Ah, è lei che non c'è mai stata qua. Sciabolette, deve stare molto attento. Devo stare molto attento. Devo arrivare dove sono andati loro. E adesso come cavolo faccio ad andare avanti io? Quel portale mi sa che è dove viene segregata dolcetta probabilmente. Come faccio a fare questo salto? Questa tuta non è predisposta in modo tale che... Ah!
Ah, ma c'è un passaggio segreto per sta parte. Ok, così. Via. Ok. Ok, così. Perfetto. Va bene. Oh, Dolcetta! Ehi, hey, Dolcetta, ci stai bene? Sono io, sono tu, Spris. Ah! Oh, che botta. Posso dire grazie alla mia armatura. Ehi, Spray, ma sei entrato senza dirmi nulla? Sì, noob. Ma cosa hai visto? Ho visto che era tutto nero, ma adesso sbriserà. Sbrisa la cosa? Non lo so che fine ha fatto. Oh,